penso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Buongiorno a tutti, sono Cinzia. Oggi vorrei parlare un attimo delle truffe online ai ragazzini, ai bambini. I bambini e i ragazzi hanno molta fiducia nelle proprie competenze informatiche, credono di saper navigare senza correre rischi. Invece la maggioranza, 7 su 10, non sa riconoscere la truffa online. C'è stata una ricerca specializzata nella sicurezza in rete e dice che il 72% di chi ha tra gli 11 e i 15 anni può facilmente cadere in mano a dei cibermalfattori. Per esempio, tanti condividono i dati personali come nome e indirizzo, intendiamoci, lo fanno anche gli adulti, per non parlare delle foto. E quindi questa analisi è stata condotta su oltre 6.000 adolescenti, 1.000 dei quali in Italia, e anche i loro genitori non escono bene da questa ricerca, perché il 58% ammette di non aiutare i figli a fronteggiare i ciberpericoli. A little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry.
be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy. I'm not worried. Fissa a 16 anni l'età minima per accedere ai social work in New York e alle app di messaggistica istantanea. In Italia il garante dei minori ha richiesto che l'età fosse abbassata a 14 anni, mentre l'età minima per avere un account di Google, cioè un indirizzo mail, è di 13 anni. Non di 11, però questa ricerca dimostra che ci sono dei limiti fin troppo bassi. A quell'età, in effetti, la capacità di giudizio non è sufficiente a evitare i pericoli, specialmente quando manca il controllo dei genitori, perché non sono mai consapevoli fino in fondo chi incontrano, chi c'è al di là dello schermo, no? E comunque vediamo che spesso c'è anche il discorso che il cosiddetto phishing o smicking, cioè come è facile abboccare in questi percorsi pericolosi, no? Ci sono appunto dei messaggi che ti inducono a fare click e così ti estorce più informazioni possibile. Oppure ci sono tanti messaggi
di phishing che sono falsi, ma sono verosimili. Ad esempio, pacco consegna non ritirato, per gli adulti il tentativo di un accesso al tuo conto online. È facile d'impulso aprire e leggere a volte, basta poco, è sufficiente anche per installare il proprio cellulare. Ora, se questo è per le persone adulte già pericoloso, immaginiamo per un bambino che pericolosamente naviga per i fatti suoi. Ad esempio, oggi vado a braccio, poi avremo modo altre volte. Ci sono certe mode adesso molto insensate. Che bisogna che i bambini, i ragazzini stiano molto lontani da tutto questo. E questo lo dice la polizia postale, no? Dice che è veramente in allarme. Io ho parlato spesso per lavoro, facciamo degli incontri nelle scuole con la polizia postale, no? L'ultima moda di TikTok, che è cominciato come un social di ragazzini, mentre poi è chiaro ormai è diventato famosissimo e all'interno si nascondono e si inseriscono persone, possono inserirsi persone di tutti i tipi. Everybody needs a little time away. I've heard it say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. Just for the day.
L'ultima segnalazione è una scemata, ma dico scemata nel senso che è una delle tante, è quella di procurarsi dei lividi sul viso, stringendo la pelle con forza fra le dita. Questa, la segnalazione di questa ultima cosa è arrivata dai presidi delle scuole e dai professori che vedevano arrivare in classe bambini, ragazzini, io parlo delle medie, con tanti lividi sul viso. A un certo punto, quando si sono resi conto che non era bullismo, non era atti di violenza in famiglia, si sono resi conto che era un modo di stare insieme. Il percorso degli addetti ai lavori e dei grandi, fra le virgolette, nel osservare e guardare tutte queste cose che stanno succedendo, è un discorso esperienziale, non c'è mai stato finora, e quindi andiamo avanti tutti, a tentativi, cercando poi di tirare le somme di tutto questo. Però l'autorità garante, l'antitrust, ha avviato un'istruttoria a questo punto nei confronti giustamente di TikTok, perché non controlla ciò che viene condiviso attraverso i social. Perché? Perché non viene controllato? C'è da dire che perché allora ci chiediamo un ragazzo dovrebbe fare tutto ciò? È un motivo, vero? Non c'è? Forse per sentirsi parte di un gruppo, partecipare a un gioco collettivo e non del tutto innocuo. D'altra parte, ancora l'altro giorno mi è arrivata una coppia di genitori che affermavano che il proprio ragazzino, 11-12 anni, bravo, tranquillo, quando a un certo punto gli hanno sottratto il telefonino, ha cominciato a dare in escandescenze, in un modo che non aveva mai fatto, in un modo veramente al di là del sostenibile. Ma questo cosa vuol dire? Spesso, perché poi ci si perde in questa confusione di messaggi che arrivano, no? Ah, allora è la colpa del telefonino, allora è la colpa dei social. No, effettivamente. Chi si rifugia nei social in modo estremo, come possono essere gli adulti o i ragazzi cosiddetti i kikimori, no? Che è questa sindrome che arriva dal Giappone, cioè ragazzi che ormai si richiudono. Non vanno più a scuola, non fanno più niente, si richiudono in camera, vivono al computer, di giorno a volte dormono, di notte invece navigano. Perché? Ma non è fino in fondo la colpa del computer. È cosa c'è dietro la storia di questo ragazzo? Perché questo ragazzo è così profondamente dissociato dai compagni, dalla scuola? Perché si richiude nei social? È una sofferenza che precede l'uso esagerato del computer. Spesso c'è anche il discorso che ci si ostina a dire che internet è colpa di questo ritiro sociale, ma non è vero. Direi che la realtà quotidiana di questi ragazzi non dipende dall'uso e abuso di internet. Il ritiro era già avvenuto prima, no? Diventano dei nerd, che sono tanti in Italia, ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non fanno niente, non hanno un progetto di vita. Ma cosa c'è dietro? Ognuno ha la sua storia, ma c'è sempre una grande sofferenza iniziata presto.
inutile cercare i colpevoli, bisogna andare a vedere cosa è successo e niente di più. Allora, mi farebbe anche piacere un attimo poi vedere di mettere in luce un attimo quello che è anche il discorso che non è solo dei bambini, dei ragazzi, ma è anche degli adulti, no? Ho già parlato altre volte del nascondersi dietro lo schermo, no? Con false identità, con falsa età, con la facilità o con secondi fini, e qui si parla di cose veramente brutte che vanno da truffe dal punto di vista economico o vanno ancora peggio da pedofilia e cose orride. Però c'è anche il discorso di chi tramite la rete riesce forse a reinventarsi, a mettersi in gioco in modo diverso di come vorrebbe essere o come gli piacerebbe apparire. Ma io direi che per oggi forse ne ho già dette abbastanza. Ci sentiamo prossimamente. Arrivederci a tutti. Play the game, and we'll be coming around.
senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha.